tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video di nail art sulle mie unghie naturali. Allora, prima di iniziare a parlare di questa nail art che andrò a fare oggi, come vedete non sto facendo più video sempre tutti i giorni, tutte le mattine, perché comunque col fatto che ecco è finita la scuola e tutto, è vacanza e tutto, quindi adesso che è estate non riesco più di tanto. E quindi quando potrò, ecco, fare video su YouTube, come vedete, infatti avete notato che non li faccio tutti i giorni, penso lo faccio oggi e dopo tra 3 giorni ne faccio un altro, credo che farò, vedrete solo video dell'art sulle mie unghie naturali o su tip, credo. Dopo, ecco, se mi capita un tag, un video vlog, ovviamente lo farò. Infatti dovrò fare un video vlog sabato, che andiamo a Porto Recanati, che c'è Luna Park, quindi dopo lo vedrete quello poi lunedì, se riesco a metterlo. E quindi niente, quindi per adesso credo che vedrete sotto solo queste tipologie di video, poi dopo, cioè per altro di nail art, queste robe qui, poi dopo comunque vedo se scappa fuori qualcos'altro, lo faccio. Ok, allora qui come vedete ho due unghie diverse che sono i mignoli, perché le ho ricostruiti con il Creamy Builder, perché mi sono spezzate, si erano spezzate le unghie e niente, quell'altra sono tutte mie, il solito gel, due strati di gel, ho messo come vedete già anche l'altra volta, per cercare di non farmele spezzare, insomma, diciamo, per rinforzarle un pochino, ecco. Allora, andiamo a vedere intanto gli smalti che andremo a utilizzare. Andremo a fare una nail art, praticamente andrò a applicare come prima base questo smalto qui, che questo qui l'avevo preso da Essence insieme a altri smalti. È un bianco iridescente, vedete? È tipo va su l'oro, diciamo così. Questo lo andrò a stendere su tutte le unghie. Poi con gli altri colori andrò a fare tipo un semicerchio qua, che va tipo arco così, che così poi qua sopra verso nel giro cuticole e nei lati, diciamo, si vede questo smalto qui. Non so come chiamarla questa nell'arte, una nell'arte diciamo colorata o tipo degradé, perché parte dal rosa e va sui viola. E infine dopo andrò a applicare i brillantini, quelli argentati, i semplici. Allora, dopo quello smalto lì che vi ho fatto vedere, andrò a utilizzare questo qui della Kiko. Questo è il numero 288, se vi interessa, questo rosa. Poi andremo a utilizzare questo qui dell'Astra, quest'altro rosa un po' più scuro, porpora pare, che è il 37, ecco qua il numero. Poi un altro della Kiko, questo è un lilla, che è il 330. Poi questo qui, che vabbè l'ho preso dai cinesi, che si chiama Yes Love, un viola più scuro. Questo qui, sempre questo qui pure della Melissa, che è un viola ancora più scuro, quindi va sul degradé, insomma, diciamo. Niente, io vi lascio questa tutorial di queste nail art e ci vediamo a fine video come sempre. Bye.
Eccomi qua. Allora, questa qui nell'arte finita mi piace tantissimo. Non è proprio un degradé, diciamo, perché il rosa, questo qui soprattutto, è un po' troppo forte, però è nell'arte multicolor, diciamo, con vari colori. E sul rosa e sul lilla, sul viola, insomma. Mi piace veramente tanto come è venuta. Poi è bello anche il colore sotto che si vede, insomma, bello iridescente. E mi piace veramente tanto anche con questi brillantini. Oddio, non è proprio semplice da fare, comunque devi fare benissimo rotondo, diciamo, l'archetto qua, ma non è che tanto semplice. Comunque dai, nell'insieme è molto carina, mi piace veramente tanto. Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere sotto ai commenti. E in più, se il video vi è piaciuto, mettete il pollice in su. E niente, dopo se tante volte comunque voi le volete ricreare queste nail art, fateci un video se create delle nail art. Perché questo non ve l'ho detto mai, adesso mi è venuto in mente, se volete delle nell'arte che io faccio che vi piace, volendo le potete ricreare e casomai ci fa potete fare anche un video, così vedo le vostre creazioni, come sono venute, vedete voi se vi piace farlo o meno. Comunque fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se volete mettete pollice in su, sotto il video commentatemi, quindi fatemelo sapere, mi raccomando. E noi niente, ci vediamo presto al prossimo video, ciao.